Buongiorno o buonasera da Italia Azzurro 4, Victor che all'Inzierra vinco quasi sempre e quasi chi mi frega. Oggi volevo parlare di questo. E-Outdoor EP68. La marca, il modello è esattamente scritto in questo modo. È un telefono, quindi fa le telefonate, e è anche un apparato radio, radioamatoriale. Vedremo dopo perché radioamatoriale. Opera sulla frequenza che spazia dai 400 ai 470 MHz, quindi in banda a 70 cm. Una potenza di trasmissione massima di 1 watt e una bassa potenza di 250 mW. È possibile impostare toni di trasmissione, quindi anche lo split di frequenza, quindi utilizzabile sui ponti radioamatoriali. E ha tante caratteristiche interessanti. Come dicevo, per chi fa attività outdoor da solo, è l'avere una sicurezza in più in mai augurabile emergenza. Allora, l'autonomia della batteria, la capacità della batteria è 4500 mAh. Questo permette come telefono un'autonomia in stand-by, in ricezione, di 3000 ore, più di 2 mesi. In trasmissione sempre telefonica di 75 ore, quindi è veramente tanta roba. In più il pacco batterie da 4 ampere e mezzo può essere utilizzato come power bank dalle porte, ovviamente col suo coperchietto a tenuta d'acqua, che sono poste sulla parte inferiore del telefono. Ha una torcia qui nella parte superiore degna di questo nome e l'antenna per limitare l'ingombro quando non si utilizza il telefono può essere facilmente tolta. Il telefono funziona sia con l'antenna interna che con l'antenna esterna e questo è il motivo per cui ha una buona possibilità di agganciarsi alle celle telefoniche anche in zone un po' isolate, coperte. Quando l'apparato radio è in funzione, il telefono viene disabilitato. Ma questo non penso sia un problema. Niente, andiamo a vedere in dettaglio quali sono le caratteristiche principali dell'apparato e perché può tornare comodo a chi fa attività outdoor da solo o in zone un po' isolate. Ok, vediamo un po' nel dettaglio le caratteristiche dell'apparato. Entriamo nel menu premendo il tastino arancione al centro e abbiamo l'icona che rappresenta un portatilino. Premiamo ancora e qui leggiamo come è impostato al momento l'apparato. La caratteristica è che ha una sola frequenza memorizzabile, utilizzabile. È in frequenza continua da 400 a 470, ma posso impostare solo una frequenza. Vediamo le impostazioni principali, la frequenza di trasmissione, di ricezione, il volume e lo squelch. Schiaccio Option, la potenza alta, cioè 1 watt, bassa, 1/4 watt, oppure ulteriori settaggi. Il Golf Bravo Whisky dovrebbe essere qualcosa sui disturbi di modulazione. Non c'è il manuale allegato alla radio. La frequenza di trasmissione, in questo caso è la frequenza per il Monte Fabei, ripetitore di Monte Fabei. Ricezione, il tono, esistono 9 toni sull'apparato, il tono 5 corrisponde al tono 79.7. C'è comunque una tabella reperibile in internet che fa corrispondenza fra i toni qui indicati TX, CX, CSS e i toni normalmente conosciuti. Lo squelch ancora, il tono d'ingresso in questo caso 0, cioè nullo, e il volume. Faccio save, ok. Done. E torno indietro, perfetto. Dunque ovviamente io qui al mio QTH dove sono adesso non riesco a transitare sul link di Monte Fabei.
mi arriva però l'uscita. Back. Ok, e sono uscito dalla radio, dalle impostazioni radio. Altra caratteristica interessante è la possibilità di utilizzare l'apparato come power bank, power supply, ok. Do ok on. Perfetto. In questo momento la radio mi fornisce energia elettrica tramite la porta posta qua sotto, USB, la più grossa. E mi compare un'icona sulla batteria per indicarmi che sta uscendo corrente. Spengo il power supply, back. Poi ho la possibilità di utilizzare una torcia che è decisamente luminosa. La spengo, back. Esiste anche, eccolo qua, network setting. Sono impostazioni di rete molto molto semplice. Permette di inviare qualche messaggio. Scordatevi WhatsApp, Facebook, o l'accesso al web. Però può servire per farsi lo spot su un cluster. Ma è anche sufficiente l'invio di un banale SMS. Come ho già detto, cosa interessante è l'autonomia dell'apparato, che è veramente infinita. Il costo non è esagerato. Era in vendita prima su Amazon a circa 45-50 euro. Non è più disponibile su Amazon. Possibile acquistarlo tramite i soliti siti di importatori di prodotti cinesi, e il costo è molto molto più basso, dai 25 ai 29 euro l'ho visto. Poi metterò il link magari nella descrizione del video. Niente, una cosa utile da avere, tanto tiene poco posto, un telefono d'appoggio, per sicurezza, per l'emergenza. 73.